ti senti bene essere trattato come un essere umano? Dove ero prima ero un animale, non ero una persona. Noi non guardiamo la razza e la religione. Cioè, mi viene da dire che è umano aiutare chi è meno fortunato di me. Io ho un semplice motivo, ho avuto ed ho. Immaginavo questo paese come il più bello. Questo è un asilo aperto davvero a tutti. I bambini vengono un po' da tutto il mondo. Ne contiamo in questi ultimi 30 anni una cinquantina di paesi diversi. In un momento soprattutto in cui l'immigrazione sembra essere un problema in tanti aspetti qui, vediamo come questo non è un problema, è che è uno scambio, proprio un confronto tra donne che trovano veramente un punto di forza. La scelta di mandare i miei due bambini in questo asilo è stata proprio una scelta mirata, diciamo anche per farli avvicinare a un mondo reale, quello di oggi. Questo asilo negli anni ha avuto diverse forme di finanziamento per riuscire ad esistere. Presentando il progetto 8 per 1000 siamo riusciti ad allungare l'orario di apertura del nido, consentendo quindi ai genitori di muoversi con un po' più di tranquillità su Roma, che richiede comunque spostamenti abbastanza lunghi, e quindi a coprire tutto, quasi tutto l'arco della giornata, dalle 7:30 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, e ad aprire uno spazio mamme, che è uno spazio di sostegno alla genitorialità o alla maternità, se vogliamo dire, per tutte quelle situazioni, anche qui italiane e straniere, che rischiano di vivere la maternità in solitudine. Adesso sono tranquilla perché ci siamo sistemati, ho trovato l'asilo e il nido per lasciarle a loro, così posso andare a lavorare anche a mio marito. Direi che insomma l'integrazione è così semplice che vengano ad impararla qui da noi, dai bambini piccoli.